Allora, mister, vittoria convincente 3-1 contro il Newmery Rose, un primo tempo bene, dove però avete sprecato un pochettino di palle gol. Infatti nel secondo tempo stavate rischiando di non vincere, l'avete prima pareggiato e poi siete riusciti ad andare a vincere. Vabbè, sì, è una giusta disamina. L'importante è che la squadra abbia creato, abbia costruito gioco e poi a volte nel calcio purtroppo non tutte le occasioni che si creano si riescono a concludere, a realizzare, però mi è piaciuta la reazione sullo 0-1 che comunque è stata veemente, costante, dove i ragazzi non si sono abbattuti e sono riusciti a reagire. Poi nel secondo tempo siamo riusciti un po' a essere più concreti. Ho cambiato modulo perché pensavo che il 4-3-3 fosse un po' stantio, nel senso che loro avevano tre centrali difensivi e quindi ho dato più peso mettendo un'altra punta davanti e quindi siamo riusciti un po' più a essere cinici più che altro. In queste 2 settimane che lei appunto è arrivato qui, che squadra ha visto? Che miglioramenti ci possono essere fino a fine stagione, ovviamente? Ah, che squadra ho visto? Ho trovato dei bravi ragazzi che erano un po' tra virgolette spaesati, cioè nel senso che forse non avevano la consapevolezza di quello che fossero, forse dovevano essere un po' aiutati, supportati a capire meglio movimenti che in genere al giorno d'oggi nel calcio sono purtroppo fondamentali. Diciamo che in queste 2 settimane abbiamo lavorato un po' più sulla tattica, un po' più sulla tecnica, ma soprattutto su concetti diversi di gioco e loro comunque stanno apprendendo in maniera molto molto rapida, quindi spero di riuscire nel proseguo dei mesi che rimangono di portare quante più nozioni possibili, perché poi questo consentirà a loro di poter giocare eventualmente a calcio. Quindi. È questo quello che vi ha chiesto il responsabile Sellitti quando, diciamo, è stato chiamato? Sì, diciamo che queste qua sono le priorità che comunque in un settore giovanile ci devono essere. Quindi noi diamo delle nozioni, delle possibilità a gente che potrebbe avere talento di esprimere il proprio talento e avere delle nozioni per cui quando si arriva in certe categorie, sono under 17, quindi probabilmente il prossimo anno inizieranno già a calcare qualche campo di calcio, di eccellenza interregionale che sia, devono avere comunque delle competenze, devono essere comunque pronti per affrontare dei campionati totalmente diversi da quelli giovanili. Diciamo che l'aspetto maggiore è quello là, quindi di creare le condizioni per cui li possono arrivare a giocare a calcio. Che effetto le ha fatto tornare, seppur nell'anno 17, diciamo, a vestire questa casacca che lei ha avuto anche l'onore di indossarla da calciatore? No, per me è un'emozione indescrivibile. Ringrazio Nino Sellitti per l'opportunità e soprattutto per incontrare praticamente una parte della mia vita, sia calcistica ma anche affettiva, nel senso che a Nocera forse è stata tra le piazze dove mi sono trovato meglio, dove sono riuscito a esprimermi al meglio e quindi la ricordo sempre con particolare affetto. Ecco, lei ieri era allo stadio, stacchiamoci un po' dall'Under 17, purtroppo uno sfortunato 2-2, lei crede ancora c'è una piccola chance per poter superare il Trastevere oppure si è fatta veramente dura adesso? Ma diciamo che forse nelle ultime 2 partite la Nocerina forse avrà sprecato 5 punti, quindi probabilmente adesso col senno di poi avremo 2 punti dal Trastevere. Io dico che comunque il campionato è lungo e mister Simonelli, per come lo conosco io, riesce comunque a dare quel qualcosa in più. È normale e fisiologico anche che dopo tante vittorie ci possa essere un periodo di flessione, ma penso che anche il Trastevere inizi ad averne qualcuno, eh. Quindi probabilmente l'importante è rimanere comunque là, sempre sul pezzo, sempre mettendo pressione al Trastevere che probabilmente e spero ci possa essere la possibilità di un riaggancio.